Il mio consueto ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia in versione elettorale. È nostro ospite oggi in studio Fabrizio Ferrandelli. Grazie per essere qui con noi e bentornato in questi studi di Talk Grazie Sicilia. Mario, è sempre un piacere. Lui è già stato nostro ospite durante la campagna elettorale per le amministrative, era candidato sindaco di Palermo, lo ricordiamo, per allora quello che era una sorta di terzo polo, che però poi si è un pochettino diviso. E cominciamo proprio da qui, lui adesso è candidato sia alle politiche, anzi soprattutto alle politiche, sia nel collegio di Napoli, nell'uninominale, sia nei collegi plurinominali. Ma la sua scelta è stata un po' diversa, lui in qualità di esponente di Più Europa non è più alleato come lo era stato in l'occasione delle amministrative con Carlo Calenda e con quell'area. Come mai questa scelta, Fabrizio? Perché è Ma, la prima cosa che giustamente ci si sì, ma chiede. devo dire a me non fa piacere, diciamo, parlare di questa cosa perché chiaramente è stata una cosa molto dolorosa che abbiamo subito e devo dire la verità che non abbiamo neanche tanto capito. Probabilmente l'accelerazione elettorale non ci ha aiutato e Calenda ha deciso di non rispettare l'impegno che era stato sottoscritto per ben 2 volte con la coalizione elettorale che avevamo composto. Di fatto perdendo forza elettorale e rischiando di fare stravincere gli avversari. Questa è una legge elettorale diversa da quelle delle amministrative. Durante le elezioni amministrative la proposta solitaria ha il vantaggio di poter andare al ballottaggio, quindi ogni proposta politica può concorrere al secondo turno a ricomporre una coalizione e quindi a dare alla città il proprio governo. Non è così per le politiche, perché le elezioni politiche sono fatte su una legge elettorale che prevede l'unione in coalizione. Se non stai in coalizione, perdi qualcosa come 225 seggi uninominali. In un Parlamento che è stato dimezzato, in un Parlamento che ha soltanto 400 parlamentari, voi comprendete bene che cosa significa lasciare un terzo dei parlamentari che vengono eletti sul sistema maggioritario, quindi secondo le coalizioni, alle forze con le quali ti contrapponi. Motivo per il quale noi abbiamo dovuto sottoscrivere un'alleanza elettorale con il Partito Democratico e uno degli artefici proprio di questa costituzione dell'alleanza era stato Carlo Calenda. Dopo 2 settimane di tira e molla, Calenda, in maniera dal nostro punto di vista incomprensibile, ha deciso di rompere l'unità elettorale che avevamo raggiunto, costituendo di fatto con Renzi un'altra alternativa, quindi andava verso una linea politica isolata al di fuori degli schemi e della possibilità di successo. Noi abbiamo deciso di mantenere il patto che avevamo sottoscritto con il Partito Democratico e quindi Più Europa sarà presente alle elezioni politiche nazionali con il proprio simbolo, con la propria lista e proverà a contendere uno per uno tutti i 225 collegi uninominali al centro-destra. Tutte cose che bene o male si sono scritte, si sono dette, ma era giusto cominciare questa intervista raccontando a chi ci segue il perché di questa scelta e come è maturato questo tipo di scelta, per quanto non piacevole da raccontare, Sì, insomma, spiacevole. ha detto questo, la scelta importante di correre in un collegio uninominale, ma non in Sicilia, dove sei nato, dove sei consigliere comunale, dove hai già fatto il consigliere comunale, ma a Napoli. Altra domanda, perché questa scelta? Ma intanto perché sono il presidente del partito e quindi abbiamo voluto dare la mia candidatura in chiave nazionale in rappresentanza dell'intero Mezzogiorno. Sono candidato ovviamente qui a Palermo e in questa grande città, sono candidato anche a Milano al sistema proporzionale, sono candidato a Napoli per conto di tutta la coalizione, fronte e soprattutto punto centrale dell'impegno della mia politica per il mezzogiorno del paese. Come voi sapete, Napoli è una città che per noi palermitani è una città gemella. Abbiamo questi due bellissimi porti, il porto di Palermo e il porto di Napoli, che sono idealmente uniti da un abbraccio, di questo abbraccio fra due città del sud che sono molto simili, non soltanto per la storia, per la tradizione, ma anche urbanisticamente, per le problematiche che li assimilano. Devo dire che girare per me fra i quartieri e i vicoli di Napoli non è diverso dai miei giri per i quartieri e per le aree anche più periferiche della nostra città. Se vedo Scampia e Secondigliano, ricordano alcuni dei nostri quartieri, delle nostre realtà, così come il lavoro degli operatori, così come anche la parte sociale, culturale, anche economica delle nostre due città soffrono degli stessi mali, che sono poi i mali
di un'Italia che è andata a due velocità e che vuole continuare ad andare a due velocità a causa dei disegni che la Lega e Fratelli d'Italia hanno sull'autonomia differenziata. Quindi questa mia candidatura è simbolo di un uomo del Sud che lotta per il Sud del Paese affinché il Sud possa essere protagonista, e vi assicuro che in una competizione politica nazionale è molto importante parlare di quello che sarà per i prossimi 5 anni il futuro del Mezzogiorno d'Italia. Dunque una candidatura che non vuoi che si definisca, come è capitato invece in Sicilia in tanti casi, come quella di un paracadutato. Sì, non sono per un napoletano, io sono il fratello siciliano. Banalmente la Sicilia e la Campania erano il cosiddetto regno delle due Sicilie. C'è questo cordone ombelicale, cioè se noi pensiamo percettivamente, per molti palermitani ma anche per molti campani, questo traghetto che unisce simbolicamente le due città è sempre stato foriero di incontri, di confronti, di scambi commerciali, e quindi questi due tessuti sono molto uniti. Io sono stato ben accolto dai campani, devo dire che la cosa bella, non tutti mi conoscevano, e chiaramente sono stato portato immediatamente in giro dai componenti del mio partito, lì abbiamo fatto diverse iniziative negli anni a Napoli, abbiamo rilanciato la fase di Più Europa per il Mezzogiorno. La cosa bella è che girando fra gli incontri e fra i circoli, man mano che mi conoscono, tutti dicono con stupore: ah, ma questo guaiù è uno scugnitz, mica è una babba carrumma. E quindi c'è il senso di una riconoscibilità dell'uomo di territorio, e devo dire che sono molto contenti che lì a Napoli ci sia il presidente di una formazione politica alleato che conosce bene i codici e ha anche gli strumenti e le competenze per poter andare a rappresentare il sud del paese in Parlamento e a Roma. Posso dire che forse stanno anche preferendo il fatto che ci sia uno stacco rispetto al gruppo dirigente del territorio, perché anche a Napoli, come a Palermo, c'è un maledetto bisogno di ricambio generazionale e delle facce che rappresentano la politica e le questioni. E devo dire che mi stanno accogliendo con grande affetto. Dunque passiamo a parlare di Palermo, naturalmente, dove sei comunque candidato, perché in Sicilia sei candidato nei collegi plurinominali. C'è anche qui bisogno di un cambio di passo. Sì, sono capolista della mia formazione per la Camera dei Deputati qui a Palermo e capolista al Senato, io sono per la Camera, capolista al Senato è Ugo Forello. È una scelta che noi abbiamo voluto compiere ribadendo il ticket che avevamo portato avanti per le elezioni comunali dello scorso giugno, perché i problemi di Palermo sono tutti lì. Io credo che i palermitani, diciamo, non abbiano notato una grande discontinuità rispetto alle politiche del passato. Devo dire che anche le elezioni regionali che ci saranno alle porte, le elezioni politiche, non stanno aiutando nella composizione di un clima di governo. Però mai come oggi è importante la presenza dei palermitani a Roma, perché Palermo è una città che ancora non ha risolto il tema del patto per Palermo. I bilanci sono in disequilibrio finanziario e sarà necessaria l'interlocuzione continua con Roma. Chi meglio di me e Forello, che abbiamo conosciuto da vicino i conti e i problemi di Palermo, a poter aiutare la città di Palermo a ripartire? Anche la stessa Napoli è una città che sta affrontando con il nuovo sindaco Manfredi il patto per Napoli, cioè la risoluzione di un guaio che era stato creato dall'amministrazione De Magistris in precedenza e che li ha indebitati per 5 miliardi di euro. E quindi queste due città così simili, con i bilanci così fragili e così disastrati, con questo bisogno di rappresentanza a Roma di un gruppo politico che non va lì col cappello in mano ma che va con le idee chiare, che sta a fare le battaglie, rende ancora più importante il voto per Più Europa alle elezioni politiche. Non temi che questa candidatura doppia Napoli-Palermo possa essere interpretata dall'elettore palermitano che magari ti ha voluto al Consiglio Comunale come una sorta di scappo via? No, perché resto a Palermo, resto in Consiglio Comunale saldo e oltre a rappresentare i cittadini palermitani nella mia città che è Palermo, li rappresenterò anche a Roma con la serietà e con la fermezza che loro sanno io so mettere in campo. Lo dico senza esitazione: chi vota per Fabrizio Ferrandelli sa perfettamente che avrà un difensore della città di Palermo che non farà i propri interessi e che non guarderà il proprio tornaconto. Quindi io credo che i palermitani la stiano apprezzando tanto, mi fermano in queste ore per la città, sto continuando a girare la città e hanno ben compreso l'evoluzione durante questa crisi di questo passaggio, soprattutto in un momento difficile per la nostra città. Guardate, i prossimi 5 anni dell'amministrazione della città di Palermo si giocheranno a Roma.
per la questione dei rifiuti, per la questione del PNRR e per la questione del bilancio. Chi meglio di chi voleva governare questa città a rappresentarla e a dare una mano all'amministrazione a Roma? Perché guardate, questo mi potrà aiutare appunto a dare una mano ad un'amministrazione nuova che stenta a partire per rimettersi in carreggiata e andare sul binario giusto. E allora, domani mattina, anzi, il 26 mattina, eletto, quali sono le prime cose che Fabrizio Tarabelli vorrà fare nel suo ruolo, chiaramente, per quanto gli è possibile? Ho un impegno che sto prendendo con i palermitani così come per i campani. Io sarò il braccio armato delle amministrazioni di Palermo e di Napoli nel mantenimento per Napoli e nella rinegoziazione per Palermo dei due patti per le città. Perché se noi non riusciamo a chiudere i bilanci, non riusciamo neanche a programmare le attività e a mettere in campo le città. Quindi il primo impegno è quello di essere presenti al MISE, al Ministero per lo Sviluppo Economico, in Commissione Bilancio, per tutelare la fragilità economica di queste due città. Il secondo impegno è quello di vigilare affinché la Lega non attui questo ratto, lo chiamiamo così, nei confronti del Sud. Guardate, direttore, è una cosa di cui io voglio parlare, perché io credo che i palermitani di questo ne siano meno consapevoli. In Campania ho trovato gli elettori napoletani un po' più attenti. I napoletani ricordano perfettamente quel Forza Vesuvio. Io credo che i siciliani non ricordino abbastanza attentamente quel Forza Etna e soprattutto non abbiano posto l'attenzione giusta al tema dell'autonomia differenziata. Durante i talk show in campagna elettorale, è una campagna elettorale che non sta appassionando tanti, io lo so, e molti italiani non hanno neanche capito perché è caduto il governo. Si sta andando al voto, è caduto per l'irresponsabilità dei 5 Stelle e per il calcolo politico elettorale della Meloni che si vedeva premiare nei sondaggi. Però l'obiettivo che la Meloni e Salvini si stanno prefiggendo è quello di portare avanti l'autonomia differenziata, cioè differenziare il futuro del nord del paese con il futuro del sud del paese. Vogliono destinare sempre più risorse economiche al nord, vogliono insomma un'Italia a due velocità, con un nord che continua la sua fase di sviluppo e il sud che continua nello stato in cui hanno deciso di tenerlo nel corso degli anni, tenendo la bada con una manciata di soldi, magari con qualche sussidio, tenendolo buono, spostando tutti gli investimenti lì. E Salvini lo dice anche in maniera chiara. La prima cosa da fare per Salvini è quello di rimettere le mani sul PNRR e rinegoziarlo, perché il Sud, secondo loro, ha avuto troppo. Bene, io lì devo difendere il PNRR, cioè i soldi che l'Europa manda come risorse per il mezzogiorno del paese, per le infrastrutture, per i trasporti, per le nostre strade, per l'alta velocità, per le reti ospedaliere. E questa è la scommessa che noi abbiamo. E quindi c'è bisogno di difendere il Sud e c'è bisogno di più Europa. Lo stiamo vedendo oggi con l'energia. Direttore, tutti parlano di temi astratti, io vorrei parlare di gas, bollette, di quello che sta inginocchiando le nostre attività commerciali, ma anche le nostre famiglie. Partiamo proprio da qui. In Europa il primo grande problema è stato quello che c'è una resistenza forte a mettere il tetto al prezzo del gas. E per questo serve più Europa e non meno Europa. E quindi la scelta che i siciliani hanno davanti è una scelta importante. Votare una formazione politica che ha agibilità in Europa, che è gradito ai governi europei e che può avere la forza di negoziare così come è stato. Cioè, diciamocelo chiaro, quando io 4 anni fa ho costruito insieme alla Bonino e a Della Vedova più Europa, era difficile parlare di Europa, perché erano i tempi in cui c'era il capitano, in cui Salvini sbandierava la sua politica anti-europea, in cui gli stessi 5 Stelle erano euro e non volevano la politica europea, e noi diciamo Europa, più Europa, c'è bisogno di più Europa. E poi questo di qua è stato dimostrato durante la pandemia, perché se 4 soldini ci sono arrivati nel momento della pandemia, nelle tasche, nei momenti più difficili, è stato grazie all'Europa che ha mandato quei soldi. Se noi abbiamo oggi i soldi del PNRR per costruire le infrastrutture e per venire fuori dalla crisi economica e commerciale, è grazie al fatto che ci sia l'Europa, e quindi serve ancora una politica ancora più forte in Europa. Se oggi non siamo inginocchiati del tutto davanti alle politiche di guerra volute da Putin, alleato ideale di Salvini e anche della Meloni e di Orbán, che è stato condannato proprio oggi dalla Commissione europea per le sue politiche antidemocratiche e del modello politico a cui la Meloni e Salvini guardano, e grazie al fatto che c'è l'Europa che subiamo di meno gli influssi di guerra. E se c'è una speranza di diminuire le nostre bollette per far mettere un tetto al costo del gas e quindi abbassare le bollette agli italiani e ritornare a far produrre le attività, è perché c'è l'Europa che può fare questo. Allora votare per una forza come la nostra significa difendere l'opportunità di sviluppo del nostro territorio e difendere la nostra economia. Se si vota per la Meloni o per Salvini, si vota verso chi
a un modello nazionalista di chiusura, soltanto l'Italia, prima gli italiani, e forse di venire prima gli italiani, avete visto cosa è successo all'Inghilterra, alla ricchissima Inghilterra, si sono votati la Brexit per uscire dall'Europa e oggi sono inginocchiati, le attività commerciali sono tutte in ginocchio, il potere di acquisto è diminuito, rischiano di finire come la Grecia. Allora questo voto è un voto importante, un voto politico per continuare nel solco di ciò che si sta facendo, di riguadagnare la fiducia in Europa. Avevamo un premier, gli si può dire tutto, è un tecnocrate, è un burocrate, ma avevamo riconquistato nel giro di niente una credibilità che non avevamo più a livello internazionale, con le sbrasate di Salvini, del Papete e anche dello stesso governo Conte 1 e Conte 2, che non aveva brillato. Oggi fanno i verginelli come se non fossero stati al governo, l'hanno fatto cadere, ma hanno governato più loro che le altre forze politiche. Noi siamo stati all'opposizione per tutto il Conte 1 e per tutto il Conte 2. Allora andare a votare a queste elezioni serve ed è importante, ricordandosi, avendo un senso. Se vogliamo avere il futuro per i nostri figli di crescere, lo facciamo con politiche che si allargano al mondo e non che si chiudono al mondo e quindi all'Europa. A destra si dice, in buona sostanza, che visti i sondaggi è probabile una vittoria del centrodestra in Sicilia come a livello nazionale, e nella campagna elettorale del centrodestra c'è un governo dello stesso colore necessario per rilanciare la Sicilia. I sondaggi sono finiti pochi giorni fa, adesso ci sono i voti veri, quelli che si raccolgono tramite le trasmissioni, tramite il coinvolgimento dei siciliani, che devo dire stanno tornando ora dalle vacanze, sono stati un po' storditi, non hanno compreso, ritornano, trovano nella cassetta della posta le bollette, la luce aumentata, quindi stanno cominciando a capire che il voto che va avanti è un voto che li riguarda, e quindi sono loro che dovranno determinare le prossime battute. Ma veramente vogliamo votare noi Schifani? Ma lo dico con molta sincerità, Schifani è il rappresentante di una stagione politica passata che ci rimanda 30 anni indietro nella storia. E guardare anche questa immagine che il centrodestra dà a livello siciliano, ricatapultando la Sicilia in un sistema di coalizione politica che guarda al passato, non è decoroso per il futuro dei nostri giovani, dei nostri talenti e di chi vuole andare avanti. Catano De Luca è un one man show, è un cabarettista fantastico, fa divertire, può essere attraente, ma può governare la regione siciliana uno che ha l'approccio alle questioni così umorali, così burrascose, così dure, così urlate, così scomposte e così altalenanti da un giorno all'altro? A Messina fino a due mesi fa si era alleato con la Lega perché gli serviva, era sputa contro tutti, non c'è una linea e c'è grande confusione. Caterina Chinnici mi sembra in questo panorama l'unica donna alla quale poter dare fiducia. Io lo dico, direttore, con molta chiarezza. In tanti dicono, ah, ma lei non è combattiva, non è... No, Caterina ha il suo carattere, è una donna delle istituzioni, è stata assessore regionale alla famiglia, conosce la macchina regionale, è europarlamentare da due legislature, quindi da 8 anni, è l'incarica, conosce la macchina, ha una storia personale molto importante, ma soprattutto si pone con i toni della buona madre di famiglia, che ha la politica urlata, ai talk show brillanti, ai colpi di testa, preferisce la serietà dell'impegno politico amministrativo e del fare, di quel pragmatismo che è tipico delle donne. Io non ho dubbi su chi deve guidare la Sicilia e sulla persona alla quale affidare il futuro delle mie figlie. L'accusa che viene mossa al candidato Caterina Chinnici è quello di essere assente in questa campagna elettorale. Non è assente, Caterina è presente nel modo che le è proprio, il modo degli incontri. Lei va agli incontri, incontra le associazioni, incontra i territori, va dall'associazione di categoria, ha una politica non urlata, ha una politica non folcloristica, ha una politica non cabarettistica, ma questo non mi sembra che sia un minus, a me sembra questo un pregio, all'approccio di una donna completa che alla pubblicità, al folklore, preferisce la concretezza e il pragmatismo di chi deve governare. Io preferisco mille volte lo stile di Caterina che lo stile di una donna che sa fare squadra, sa amministrare, sa fare regia e sa mettere anche in chiaro le cose, l'ha dimostrato anche con alcune scelte importanti, anche nella composizione delle liste, ha pagato un prezzo per le scelte che lei ha fatto, ma si è fatto garante di un modo di fare la politica al di fuori di ogni sospetto, perché sostiene che chi sta all'interno delle istituzioni e deve rappresentare a livello apicale certi ruoli deve provare a stare fuori da ogni sospetto. Non direi che la stessa cosa sta accadendo all'altra parte.
Fino a 2 mesi fa, anche di meno probabilmente, almeno in Sicilia, questa coalizione era più vasta, ce l'avevamo dentro i 5 Stelle. Questo è un danno da un punto di vista elettorale, a prescindere dalle valutazioni prettamente politiche. O forse è un elemento di chiarezza. O forse è un elemento di chiarezza, e devo dire anche questo è uno dei motivi per il quale noi ci siamo alleati con Caterina Chinnici, ci siamo alleati anche a Roma con il Partito Democratico, perché è cambiato qualcosa rispetto agli scorsi mesi. Intanto si è fatto chiarezza rispetto al populismo urlato. Guardate, per difendere il reddito di cittadinanza non c'è bisogno di votare per i 5 Stelle, lo difendiamo noi. Noi non riteniamo di dover levare una misura che sta sfamando delle famiglie, riteniamo di dover pensare al lavoro, all'occupazione, al reddito, soprattutto dei giovani al di sotto dei 30 anni e di chi fra i 40 e i 50 ancora è fuori dal mercato del lavoro o il lavoro l'ha perso, ma non leviamo il reddito. Non pensiamo che la misura sia quella di antagonismo, guardiamo al futuro delle imprese, alla detassazione, a una fiscalità di vantaggio, alla crescita delle aziende, quindi ad una detassazione del costo del lavoro, ma questo non significa attaccare chi un reddito non ce l'ha, perché credo che il reddito di cittadinanza abbia contribuito a contenere la povertà nella nostra città. Quindi sono soltanto confusionari, caceroni, hanno soltanto questa bandiera da portare avanti. Adesso si sono levati dalle scatole dopo che hanno fatto cadere uno dei governi più autorevoli che c'era. Ci siamo noi a difendere ciò che di buono è stato fatto, ma soprattutto lo stiamo facendo con chiarezza. Io stesso ho sperimentato sulla mia pelle, 2 mesi fa, come i palermitani possono votare per una coalizione, ma votare per una proposta amministrativa diversa. Io sono convinto, ho preso 8 punti in più rispetto alla sommatoria delle liste che mi appoggiavano, perché poi il cittadino apprezza la qualità amministrativa. Io sono convinto che le liste che supportano Caterina Chinnici possono partire, fra virgolette, non avvantaggiate dal fatto che 5 Stelle sia andato fuori. Ma io sono convinto che tanti elettori che vogliono una rottura in Sicilia, un buon governo, anche dei 5 Stelle, o moderati o progressisti che non si ritrovano negli schemi, voteranno magari per il loro riferimento in regione, ma non potranno che votare per Caterina Chinnici. Del resto 5 anni fa Cancellieri ha preso 10 punti in più rispetto alla propria lista del Movimento 5 Stelle, perché per il siciliano era l'unico modo di poter battere Musumeci. Oggi la Chinnici è l'unico modo per non far governare in regione siciliana chi ci riporterebbe 30 anni indietro nella storia. In elezioni amministrative, elezioni non amministrative, elezioni regionali ed elezioni politiche insieme, quale delle due trainerà l'altra? Ma io credo che le politiche traineranno tutte le altre elezioni, perché il senso della politica sta venendo fuori, non ci si può nascondere come si è fatto per le elezioni amministrative dietro liste civiche. È il caso di Italia Viva, erano alleati dentro le liste di La Galla col centrodestra e la Meloni, ora non possono fare sta cosa e quindi sono fuori dalla coalizione, quindi ad esempio stanno sostenendo insieme a Calenda una proposta alternativa anche con Armao, che è il vicepresidente della regione. C'è un elemento di chiarezza in più che ha poi una refluenza nazionale. Se non ci fosse stato Renzi con Calenda, probabilmente non ci sarebbe stato un Armao candidato fuori dalla coalizione in Sicilia e ci sarebbe stata un'altra alchimia. E questo è quello che sta comportando questa elezione. Anche molte liste si stanno semplificando. Come vedete non ci sono alchimie di chi dice no, ma noi stiamo con un sindaco piuttosto che con un altro, con un presidente piuttosto che con un altro, anche se siamo di un'altra area. No, le politiche stanno ponendo la chiarezza delle proprie formazioni. E quindi qui si sta vedendo con chiarezza chi è per l'Europa da una parte, chi è contro l'Europa dall'altra, chi è per una politica di isolazionismo e di nazionalismo da una parte, chi è per una politica di apertura, di allargamento, soprattutto dei diritti. Io credo che questa battaglia sarà anche una battaglia per la difesa dei diritti. Il tempo a nostra disposizione è finito, velocissimamente un tempo per un appello al voto. Perché votare più Europa? Perché votare Ferrandelli? Ferrandelli lo avete conosciuto in questi anni, sapete che è un uomo che difende la propria città, il proprio territorio e che lo conosce meglio degli altri e che nonostante quello che è accaduto nelle vittorie e nelle sconfitte non ha mai perso lo smalto, la voglia, l'entusiasmo e soprattutto non ha mai perso la capacità di sognare una città migliore. A chi affidare il futuro di questa città? A chi la sta amministrando in continuità o forse è il caso di cambiare aria? Chi vota per più Europa sa che sta votando
per una persona che la città conosce, che la può difendere. Ripeto, insieme a me, candidato capolista al Senato Ugo Forello, la nostra scelta è quella di dare una mano alla città da Roma, e questo possiamo farlo soltanto se voi ci darete una mano. Grazie a Fabrizio Ferrandelli per questi 24 minuti ancora una volta che ha passato con noi. Grazie come sempre soprattutto a voi che ci avete seguito, augurandoci di avervi dato elementi di riflessione prima del voto del 25 settembre. Grazie ancora e arrivederci al prossimo Talk Sicilia.